Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come mi è uscito, diciamo, come ho fatto questo anello che non era previsto ma poi è uscito e dato che a me piace tanto voglio farvi vedere come l'ho, diciamo, scoperto. Allora, è semplicissimo da fare e adesso ve lo spiego. Per prima cosa ci serve uno stampo, qualsiasi, quello che volete. Perché dovremmo colare la resina da qualche parte e lasciare la resina nel bicchierino sarebbe uno spreco. Quindi io ho preso questo stampo che ha i fiorellini, i cuoricini e le stelline. Poi serviranno delle basi di anello, per esempio questa è più grande e questa è più piccolina, che è quello che ho su. E poi ovviamente ci servirà la resina. Io ho già colato la resina, ho colato 10 grammi di componente A e 6 di B e ho fatto 4 bicchierini. Allora, questo nero, poi ne ho fatto uno viola, poi uno fucsia e un altro rosso. Adesso che cosa dobbiamo fare? Per prima cosa dobbiamo colare. Qua le macchine sono, non fateci caso al casino che sto facendo. Dobbiamo colare la resina nello stampo. Quindi coliamo. Perfetto. Una volta che ho colato la mia resina negli stampi, ora è davvero liquidissima, quindi prima di fare il prossimo procedimento dobbiamo aspettare che la resina diventa un po' più tipo morbida, un po' più durina, perché sennò ho paura che succeda il danno. Quindi adesso aspettiamo qualche oretta e poi continuiamo a fare i nostri anellini. Rieccomi tornata, anche se voi non ve ne siete accorti che me ne sono andata. Comunque, a parte gli scherzi, è arrivato il momento di fare gli anellini. Allora, sono passate circa 4 ore e adesso la resina è bella densa e andiamo a fare l'anellino. Allora, prendiamo il nostro anellino, prendiamo la base e andiamo a pucciarla nello stampo, così non vi preoccupatevi se fa danni. Perfetto, e adesso faccio vedere. Adesso dovrà stare drittissima perché lei andrà a sistemarsi per bene. Vedete? E la dobbiamo mettere su un piano perfettamente dritto. Io prendo questo coso perché non ha un nome, questo portanelli che ho fatto io. E niente, quindi adesso la metto sopra. Ok. Mi raccomando, dritto. E adesso si fa così anche per gli altri, tipo questa ha la base più grossa. Infatti ho fatto il fiore perché è più grosso. E lo vado a pucciare dentro. Ok, quindi adesso faccio anche con gli altri due. Possiamo anche decidere di mescolare i colori. Allora vi faccio vedere. Allora prendiamo una base ancora e ci servirà uno stuzzicadenti. Scegliamo il colore che vogliamo, per esempio il fucsia, e vado a tirarne su un po', come se fosse una caramellona. E la vado a mettere nell'anello. Poi pulisco lo stuzzichino. Ok. E per esempio prendo, qui c'è il viola. Poi, anche se comunque sporcati i lati, basta passare su col fazzolettino e va via.
Sembra una caramella. Quindi ho mescolato il viola con il fucsia e adesso vado a metterci una puntina di nero proprio. E vado a mescolare tutto. Allora, adesso si deve ancora scendere. Vediamo. Ok. Guardate che belle le sfumature che stanno uscendo. E sono molto curiosa di vederlo asciutto. E quindi adesso li lascio asciugare per bene e poi scopriamo come sono belle asciutte e vediamo anche questi qui. Finalmente sono asciutti, quindi vediamoli come saranno. Allora, vediamo questo qua grosso. L'ho fatto più bombato. Ok, vedete? E guardate, cioè si vede, mi si vede, guardate. Ciao. Ok, guardate che bello, aspetta che adesso lo vado a provare. Cioè, che poi è lo stesso colore dello smalto, quindi è perfetto. E devo dire che mi piace tantissimo. E anche questo qua nero non scherza perché è lo smalto nero con dentro i brillantini. Guardate. Quanto è bello. Oh, adesso si vede benissimo ed è stupendo. E poi avete visto che sono davvero semplicissimi da fare, cioè voi decidete il colore e poi è facilissimo. Qua ho mischiato il rosso con quel nero lì e guardate che bello. Non vuole farvelo vedere. Che cattivo. Niente. Però è davvero bellissimo. Questo è più piccolino. E luccica un sacco poi, veramente. Poi abbiamo, faccio vedere veloce, questo che avevo mischiato, vediamo, il rosso, il viola, ho fatto un mischiotto qui. Ok, e luccica davvero tantissimo, guardate. Anche qua, ciao! Qua c'è qualche bollicina, ma non sta neanche tanto male, perché sembrano tipo glitter, così, quindi ci sta. Poi abbiamo questo qui, tutto rosso. Questo rosso qua che mi piace tantissimo, che è in trasparenza, guardate che bello. Poi devo dire che sono super lucidi. Poi se mettete tanta resina viene più bombato, per esempio come questo che è bombatissimo. Se ne mettete poca invece viene proprio piatto 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 come ho fatto questo qua nero. Questo era tutto viola. Guardate che bello. E poi l'ultimo che abbiamo mischiato il viola e il nero. E oddio, questo è bellissimo. Guardate che bello. Ok, poi io vi avevo consigliato di metterlo tipo in uno stampino così per non consumare la resina, così per esempio tiriamo fuori il signor fiore. Potete decidere, oh, oddio, è bellissimo che è questo smalto. Quindi magari potete decidere di farvi l'anellino e magari un braccialetto, il ciondolino coordinato e non è una cosa maluccia da fare. Si fa il buchino, si mette il chiodino e avete due cose per farne una. Ok, quindi il fiorellino nero. Poi, ovviamente sono da limare per il fatto che siamo andati a prendere la resina nello stampo. Oh, cioè questo qua viola è bellissimo. Wow. Caspita. Poi andiamo a vedere il fiorellone. Anche questo da sistemare. Wow. Che poi è il colore del mio smalto, ripeto. E l'ultimo cuoricino. Tutto rosso, davvero bellissimo. Mi piace tantissimo questo smalto e quello nero, davvero sono fantastici perché hanno dato questi glitter bellissimi.
niente, quindi questo è un trucchettino per fare gli anellini così. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate, se c'è qualcuno che vi piace di più. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video e niente, vi mando tanti tanti bacini. Ciao ciao!